queste cose ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione. Potete andare ragazzi. Dobbiamo proprio. È così carino. Da mangiarlo. Ora che hai imparato ad avvicinarti al nemico, dobbiamo trovarti un'arma adatta. Quale mi consigli di usare? Ah, ma tu conosci già la risposta. Ehi, la lama e la polsiera di mio padre. Come le hai avute? Con le stesse abilità che ti ho appena insegnato. Non è proprio in condizioni perfette. Immagino che tu conosca Leonardo da Vinci. Sì, ma che c'è di un pittore con tutto questo? È molto più di un pittore. Portagli i pezzi e vedrai. Prima di andare, un'ultima domanda, se posso. Certo. Perché sei stata così pronta ad aiutare me, uno sconosciuto? Anch'io conosco il tradimento. Sono desolato. Non fatemi del male, me ne vado. Verrà imposta una piccola tassa per consentire le riparazioni. Che abbigliamento buono. Buongiorno. Ma da dove deve essere il diavolo? Saranno costose, ma queste meraviglie valgono ben più del... Ah, Ezio Auditore. Non mi aspettavo certo di rivederti dopo tutto quello che è successo. Ah, perdona i miei modi. Bentornato. Bene, che posso fare per te? Speravo che potessi ripararmi una cosa. Ma certo! Vieni, di qua. Ah, che confusione. Qui non si trova mai nulla. Lasciami fare un po' di spazio. Va bene, vediamo. Affascinante. Non saprei, Ezio. Nonostante gli anni, la meccanica è piuttosto avanzata. Non ho mai visto una cosa simile. Temo di non poter far molto senza i progetti originali. Mi dispiace. Aspetta un istante. Che stai facendo? Il contenuto di questa pagina è cifrato. Ma se la mia teoria è corretta, in base a questi schizzi potrebbe benissimo... Potrebbe benissimo cosa? Siediti. Leonardo... Notevole. Se trasponiamo le lettere e ne scegliamo una ogni tre... Fatto. L'ho finita. Finita cosa? La lama. Sono riuscito a decifrare la tua pergamena. Mi ha indicato esattamente cosa fare. Ora non rimane altro che tagliarti l'anulare. Veramente? Mi duole, ma è così che deve essere fatto. La lama è pensata per garantire la dedizione di chiunque se ne serva. Bene. Falla svelta. Stavo solo scherzando, Ezio. Anche se un tempo la lama richiedeva un sacrificio, è stata modificata. Puoi tenerti il dito. Incredibile. Per davvero? Dimmi, hai altre pagine come questa? Mi spiace, è l'unica. Senti, se dovessi trovarne un'altra del genere, ti prego, portala qui. Hai la mia parola. E grazie per avermela aggiustata. Per ordine della Guardia Fiorentina, aprite la porta! Solo un momento.
Aspetta qui. Sei tu Leonardo da Vinci? Sì, come posso servirvi? Voglio che tu risponda a qualche domanda. Certamente. Qual è il problema? Un testimone afferma di averti visto frequentare un nemico della città. Cosa? Io frequentare? È assurdo. Quando è l'ultima volta che hai visto o parlato con Ezio Auditore? Chi? Non fare il finto tonto. Sappiamo che eri amico della famiglia. Forse questo aiuterà a schiarirti le idee. Sei pronto a parlare? Allora ti decidi. Sei pronto a parlare? Grazie, Ezio. Mi dispiace molto. Ormai ho fatto il callo ai loro abusi. E il cadavere? Mettilo dentro, assieme agli altri. Gli altri? Me li procura la città per i miei studi. Visto? Come non fosse mai accaduto? Grazie, Leonardo. Per tutto. Di nulla. E ricorda, se trovi altre di quelle strane pagine, portamele. Se dovessero contenere dei nuovi progetti, adatterò anche la tua lama. Certamente. Ora dovrei davvero tornare da Paola. Porgile i miei omaggi.